cui avviene l'introduzione su Tableau Server e Tableau Online. Se si ha un accesso a Tableau Server o Tableau Online, ci si può loggare e seguire il video passo dopo passo. In questo video si userà Tableau Server, ma Tableau Online ha un'interfaccia simile e ha le stesse funzionalità di Tableau Server. Quando per la prima volta navighiamo su Tableau Server o Tableau Online, ci verrà chiesto di inserire la nostra username e la nostra password, che può essere sia un account di Windows, se ci stiamo identificando con un Active Directory, oppure le credenziali che sono state settate dall'amministratore del sistema se noi abbiamo un account locale su Tableau. Entrando, possiamo navigare tra le varie tabs. All'inizio, se l'utente ha accesso a più siti, Tableau chiederà quale di questi siti si vuole accedere. I siti sono una funzionalità interna di Tableau che permettono un partizionamento degli utenti e dei progetti. Per esempio, a un'azienda la funzionalità dei siti permette di suddividere i progetti nei vari dipartimenti. Possiamo dunque navigare tra le varie tabs, incontriamo project, che sono appunto i progetti, sono rappresentati come delle cartelle in cui si possono salvare dei workbook. In questo modo si può suddividere i workbooks fatti a seconda della tematica, inoltre si possono impostare delle operazioni di controllo per l'accesso ai workbook. Infatti, su queste cartelle si possono impostare delle modalità di accesso e si può anche impostare gli utenti che possono accedere a tale cartella e ai workbook correlati con la cartella stessa. I workbooks sono le dashboard, le storie e i fogli di lavoro che vengono pubblicati da Tableau Desktop su Tableau Server. Inoltre, in Views abbiamo l'insieme di tutte le dashboard, fogli di lavoro, storie pubblicate su Tableau Server. Cercare un argomento su Tableau Server è molto semplice, nel senso che se si vuole, per esempio, vedere dei workbook in cui compare la parola Brexit, basta digitare Brexit e abbiamo l'elenco di tutte le dashboard e di tutti i workbook in cui questa parola compare. Ovviamente, se la parola non compare in nessuna dashboard, come in questo caso, il risultato è nullo. Tableau permette di immagazzinare dei dati. L'immagazzinamento dei dati in Tableau Server e Tableau Online è un metodo molto semplice per connettersi a tali dati attraverso il Data Sources. Per ulteriori informazioni su come creare dei workbook in Tableau Server partendo dai Data Sources, si consiglia di visionare il video Web Authoring. Se inoltre si è membri di più siti, è facile passare da un sito a un altro tramite un comando che si troverà nella parte in alto dello schermo, senza loggarsi e sloggarsi continuamente. Per quanto riguarda le preferenze di navigazione, sono settate dal My Account Settings, in cui possiamo settare sia il nostro identificativo, quindi nome, email, possiamo cambiare la password, questo solamente ovviamente se abbiamo un account locale sul server. Inoltre possiamo cambiare l'immagine iniziale di
di un singolo progetto o di un singolo workbook, selezionare un linguaggio e per ulteriori informazioni per quanto riguarda la parte dei settings si rimanda al video Interaction with Contact. Grazie per aver guardato questo video e si consiglia di visionare ulteriori video per aumentare le conoscenze su Trablò.